Noi abbiamo la preghiera a Villa Fiorentina, sì, la preghiera lì. Queste passeggiate accoppiate alla preghiera sono una riflessione e allo stesso tempo un constatare la grandezza del creato. Ci piacciono, vorremmo partecipare, siamo con voi, con il vostro animo e con il vostro cuore. La Sì, gente che è dice. un'esperienza condivisa con più parrocchie di Sorrento, in particolare la Tutte Cattedrale, e quattro, Casalano, opa. Marina Grande e Nostra Signora Sì. di Lourdes. Il tentativo da un lato è quello di riaggregare un po' le persone dopo il tempo dell'isolamento, ma anche quello poi di Oddio, non conoscere parlerei. un territorio che altrimenti rischiamo sempre di far conoscere agli altri, di conoscere poco noi Parroco, non stessi. parlerei di isolamento perché proprio voi non ci avete lasciato orfano. Io a picciarne alla televisione alle 8 del mattino già ci stava Don Carmine Giudice che ci dava la sua parola. Certiforo era una parola di chiesa, diciamo così, tra virgolette, e Certiforo era pure una parola Un po' più laica. sensibile, ecco, sensibile alla quotidianità, alle problematiche. E quindi ci fa anche piacere questo vostro piccolo intervento recente, ultimo, legato ai lavoratori stagionali, cioè il campo sta nessuno che sta sempre, la questa gente. E io non dico che a voi la bandiera, ma ci fa piacere che vi supportate moralmente, almeno i Ovviamente ragazzi. bisogna supportare tutte le categorie, Supportate dai moralmente, ma non usate. lavoratori agli imprenditori. Qualcuno ha detto che si spara nel mucchio, ma non è così. Chiaramente bisogna fare attenzione veramente a tutti, anche alle difficoltà che stanno avendo gli imprenditori, che però poi non devono diventare difficoltà ancora più aspre per i Certo, lavoratori, certo. no? Quindi, ma Parlo direi che il Vescovo soprattutto ha detto una parola molto chiara in con. Sì, questo infatti, infatti. Tra l'altro abbiamo parlato di sostegno e supporto morale, ma da parte nostra, e ce lo diciamo quasi a denti stretti a bassa voce, ci sta pure un supporto materiale costituito da quella Caritas con la sua mensa, i suoi pasti, di cui questa fila si allunga sempre di più e sono tante tante le famiglie di cui ve ne occupate. Allora, non solo la mensa, noi per la verità dall'emergenza sanitaria che abbiamo avuto abbiamo costituito un fondo di solidarietà. In questo fondo noi stiamo facendo degli interventi modesti nei limiti delle nostre possibilità, ma sono tutti a fondo perduto. E abbiamo individuato per il momento 30 famiglie sotto alle quali stiamo dando un contributo a fondo perduto di 1.050 euro. Non è solo un In tre sostegno rate, dell'anima, ma è pure un sostegno per battagliare contro bollette dell'Enel, esatto, per fare è di sul vita sostegno per le quotidiana. bollette, per gli affitti, Certo. sono tre rate di 350 euro mensili, che diamo una piccola boccata di ossigeno. L'intenzione nostra è quella di arrivare a 50 famiglie, per il momento abbiamo già fatto questo intervento con una trentina di famiglie, ma questo grazie anche alla generosità di tanta gente, tanti Mi fa sorrentini. piacere che lo diciamo e lo diciamo adesso, perché lei che in la cittadina offerte si stanno sempre in monetini, non si stanno mai in carta, Ah, io parroco. parlo Questo così. non vuole essere né una protesta né un rimprovero, però è una constatazione. Quindi se le diamo, voi ci state spiegando con chiarezza e precisione a Roannafani, Allora, oltre a noi su questo. questo fondo abbiamo raccolto quasi 50.000 euro in 2 mesi, per la precisione 48.000 euro, Quindi qualcosa. ci sono dei sorrentini bisognosi, ma ci stanno Ma anche ci dei stanno anche sorrentini tanti che sorrentini che stanno rispondendo. sanno la solidarietà che Devo dire cosa è. anche imprenditori, le confraterne, che pure hanno dato il nostro aiuto. Adesso stiamo vedendo questi interventi, ovviamente nella massima discrezione possibile, evitiamo eccessi di burocratizzazione, per cui ci basta la segnalazione del parroco, un'autocertificazione e un IBAN sul quale dare questo contributo. E Una basta. grande lezione proprio di contro una burocrazia di cui la nostra istituto provvidenziale INPS, una lista enorme di gente per cavilli burocratici, sono sospesi qualcosa come 350.000 pagamenti solo in Campania. Certo, Quindi, nel nostro piccolo confidiamo di poter continuare anche perché la nostra previsione è che l'autunno, seconda ondata, non seconda ondata, ma economicamente sarà molto problematico per molti, no? Noi confidiamo che l'aspetto sanitario sia tranquillo, ma sappiamo che economicamente tante persone si ritroveranno con grosse difficoltà. Qui veramente ci vuole un grande gioco di squadra dove Certo, tutti certo. fanno la loro parte. È sempre un piacere sentire la vostra parola. Grazie a Noi voi. vi siamo vostri fans a distanza.
Intanto accettate gli auguri da tutta la redazione di Positano News per la festa del Carmine e perché il vostro onomastico sia con tutte le parrocchie sorrentine come quelle che avete convocato stasera a Villa Fiorentina. Grazie, grazie, buon lavoro.